Eccola qui la mia canottiera in lavorazione. E in questo video tutorial, siccome non era programmato di essere registrato, vi farò vedere un po' di passaggi. Siccome ultimamente vedo domande sulle bordure del nostro lavoro, e mi è stato chiesto un po' di volte come fare a non riprendere dopo le maglie. Voi avete visto la mia canottiera che ho fatto il tutorial super dettagliato, dove il mio bordino era un bordino grezzo. Adesso ve lo faccio anche vedere. Invece in questa ho deciso di fare un I-cord mentre lo lavoro. Siccome è un procedimento un po' particolare, non l'ho trovato in giro così facilmente, io ho deciso di registrare. E adesso già che lo faccio per il bordino, vi farò vedere anche cosa ho fatto su questa canottiera. Se voi decidete di farla, sapete le indicazioni. Vi ricordo che per le misure, per il numero di maglie, io non nominerò niente, siccome il video su come fare le misure calcolare in base al proprio filato, alla propria ai propri ferri, l'ho già fatto. Vi invito a guardare il video canottiera e vedrete lì tutti i minimi dettagli. Adesso andiamo a confrontare il bordino che ce l'ho qui sull'altra canottiera che abbiamo visto nel tutorial precedente. Ok, andiamo a vedere. Questo bordino è già rifinito, cioè io quando finisco la mia canottiera vado a cucire le mie bretelle e non le devo fare niente. Io in questa di canottiera avevo detto nel video, chi lo vuole può riprendere le maglie, andare a fare un bordino è libero di farlo. Io l'avevo lasciata così, perché mi piaceva questo effetto grezzo, così senza lavorazioni particolari, perché una canottiera proprio è fatta così. E guardate un attimo il bordino, la differenza di questo che ho fatto qui con questo. Qui abbiamo un bordino più regolare, più ordinato, diciamo, che si può realizzare, mettere anche nei scolli, ok? E voi non dovete più usare niente altro. Poi un tipo di bordino che si usa tanto nei lavori estivi, quindi se siete interessate a vedere come si fa, vi invito a rimanere con me. E anche un altro bordino che io ho realizzato, questo vestitino canotta, maxi canotta vestitino. Invece qui, guardate, anche qua è già ordinato, perché qui cosa ho fatto? Ho fatto il vivagno doppio. Anche del vivagno doppio trovate il video sul mio canale. Guardate, e io qua dopo averla finita non sono andata più a riprendere a fare, perché il bordo mi rimane dritto dopo lavaggio, si è sistemato, quindi non ha più bisogno di andare a riprendere. Certo, se volete fiorellini, non lo so che cosa, lo potete riprendere e andare a fare. La particolarità di questo bordino è anche di questo, che non attorciglia le maglie ed è bello sia sul davanti che sul dietro. Bene, detto questo, perché guardate, questa è una canottiera comprata, ok? Qui, se andiamo a vedere, anche qua c'ha una specie di I-cord per non avere i bordi attorcigliati. Bene, detto questo, io passerei alla lavorazione di questo bordino di cui parlo tanto. Allora, innanzitutto
volevo farvi vedere cosa ho fatto io. Io ho avviato il mio numero di maglie necessario per la mia misura. Siccome non sapevo cosa fare, così ho fatto una lavorazione un po' ad occhio, cosa mi esce, mi esce. Bene, siccome io l'ho progettata che sia indossabile sia sul davanti che sul dietro, adesso sul rovescio, adesso vi faccio vedere la lavorazione. Ho avviato il numero di maglie necessario per la mia canotta, dopodiché ho lavorato. E un'altra cosa, dopo lo farò vedere come si fa. Questo è un avvio bulgaro, mi pare. E guardate un po' la particolarità di questo avvio. È veramente bella. A me piace tantissimo nel bordo, anche qua il bordo rimane bello uniforme e bello dritto. Ve lo farò vedere su un campione. Come si lavora, è anche elastico, ma allo stesso tempo si sente la sua tesa che non le permetterà alle maglie di lasciarsi andare. Bene, io ho fatto costi 2 a 2, poi sono passata un po' 1 a 1, dopodiché ho fatto tipo delle rami che salgono. Da questa tipo la pioggia, no? Che sale da queste coste qua, perché indossato sul rovescio io avrò questo effetto qua. Io penso che all'inizio del video metterò delle foto indossata per farvi capire cosa ho realizzato. E qui guardate un attimo come cambiano le coste. Questo succede perché le maglie in circolare sappiamo che dobbiamo prenderle sempre dalla costina del davanti, no? La metà della maglia dal davanti, perché le maglie dopo rimangono belle aperte, così la V si vede proprio bene, no? Invece io cosa ho fatto? Guardate un attimo, e qui adesso si vede per bene la differenza dove ho cambiato la lavorazione. Quando andrò a lavarlo, spero che un po' si lascia in giù questa lavorazione qua, se no a me non mi disturba, anzi era progettato tutta un'altra cosa ed è finita diversa. Io ho preso, lavorando pur lavorando in circolare, le maglie che erano su a dirito, a maglia rasata, diciamo che dovevo lavorarle. Adesso andiamo a aumentare un po'. Le ho lavorate come se avrei lavorato sul lineare, vedete? E esce qua la lavorazione di queste coste, vedete com'è? È più stretta, è anche più elastica, diciamo, questa prendendo i punti da dietro e ci uscirebbe questa costina qua. Sul rovescio invece non c'è nessuna differenza. Il rovescio è rovescio sia qui che di là. La differenza è che risulta appena più stretto in vista, ma le mie costine che dovevano venire un po' così strette sono venute come sono pensate. Qui, guardate qua. Ho fatto un po', diciamo che un'imitazione del punto strappato, no? Diciamo così. Io non ho fatto il punto che lo lascio andare, però è lavorato caotico, diciamo così, perché qua dovevo averle più larghe e dopo in su che si stringono, ecco. Dopodiché qui vedete che non ha un ordine questa mia lavorazione qua, non c'è un ordine di per sé, due punti così, due così, cinque così, sono qua due, qua si interrompe, qua sono di più, dopo ne ho un pezzo dove ci sono vicini uno all'altro,
Quindi questa è una lavorazione un po' caotica. Bene, io indossandola sulla parte del diritto del lavoro, bene, questa parte rimane più stretta. Invece indossandola sulla parte del rovescio del lavoro, questa parte si allarga. Bene. Dopodiché ho fatto questo mio motivo, vi dico, non è una mia invenzione, io l'avevo visto a una grande maestra di maglia, la considero io, ovviamente è russa, mi era piaciuto e ho cercato di fare qualcosa del genere. Lei l'ha fatto su un maglione in mohair. E tutta questa roba ci aveva un ordine suo, aveva ordinata in una sua maniera, non lo so perché il tutorial io non l'ho comprato, io ho visto quella maglietta. Invece io mi era piaciuto quell'effetto lì ed ho deciso di fare questo lavoro. Voi potete da lei, per esempio, queste costine sono tutte prese da dietro, quindi rimangono belle strette fino in giù, addirittura anche il bordo. Se volete fare questo effetto, lo fate anche voi nello stesso modo. Se no, lo fate come me, se no non lo fate neanche, fate il bordino o senza neanche le coste. Bene, andata a lavorare così fino alla mia altezza che mi serviva, io cosa ho fatto? Sono arrivata alle scalfi e questa volta i miei scalfi saranno più alte del mio scollo. Quindi cosa ho fatto? Qualche giro, ho diviso il mio lavoro, ripeto, vi invito di andare a vedere il video della canottiera l'altra in circolare, perché e lì ci sono minimi dettagli su come dividere il lavoro e come procedere su ogni parte separatamente. Qui quello che ho cambiato in questo lavoro, sia in questo che in questo rosa, io ho tirato su un po' il mio scollo di qui di un giro solo. Invece in questo, e vedete qua per esempio, le mie bretelle sono molto strette. Invece in questo le mie bretelle saranno più larghe appena cucirò la maglietta. Ok, bene. Allora, io sono arrivata allo scalfo, ho fatto qualche giro dello scalfo, le diminuzioni per lo scalfo, e dopo, quando ho deciso di passare al mio scollo. Il mio scollo sarà a V anche qui ed è uguale il davanti e il dietro. Io ho diviso la mia maglia il davanti dal dietro e qui adesso io vi farò vedere perché lei è così. Oh, scusate, eccola qui, lei è così, ma qui, se vedete questo distacco così, vi assicuro che dopo averlo lavato non si vede più. Perché qui, arrivata a questo punto, io ho finito con le mie diminuzioni e sono andata avanti a lavorare le mie bretelle. Guardate che si vede, il mio scalfo è più basso dello scollo, non è proprio così scolato. Un'altra cosa, guardate, qui io ho chiuso provvisorio e ho tagliato il filo, sbagliato, perché dopo aver misurato il mio lavoro, qui mi serviva ancora un centimetro o due. Cosa ho fatto nella seconda parte? Ho lavorato identico la parte, ho ripreso le maglie dal centro, ho impostato subito il mio I-cord, che lo vediamo come si fa, e quando ho finito le mie diminuzioni sono andata a farla già appena più lunga dell'altra. Dopodiché ho chiuso anche qua provvisorio, perché dopo andrò a togliere qui i punti, li apro per cucirlo,
ho sfilato un po' di filo dal gomitolo e l'ho lasciato qui in sospeso. Se mai mi serve questo filo per allungare ancora un po' le mie bretelle, io ce l'ho così non devo agganciarmi, aggiungere come farò da questa parte. Ecco, vi consiglio o di farle più lunghe perché è meglio disfare un pezzettino che averle, lo sbaglio che ho fatto io. Bene, dopo che ho finito la parte di qua, procedo avanti sullo scalfo della parte sinistra, no? E imposto le maglie uguale, identico all'altro scalfo. Mi ricordo che io ho fatto le scalfe più lunghe, quindi qualche giro delle diminuzioni per le scalfe le ho fatte e dopo sono passata a lavorare, diciamo, tipo la coppa. E guardate un attimo che succede. Adesso procediamo a fare il nostro I-cord, ok? La parte, io sono adesso sul diritto del lavoro, quindi se decido di farlo, il mio I-cord è composto da 3 maglie, quindi io vado a lavorare il mio I-cord e non faccio le diminuzioni nel bordino, ma lavoro dalla prima sul diritto del lavoro. Le maglie si lavora dalla prima all'ultima, 2 e 3. Ed eccolo qui, il mio I-cord è questo. Ora, siccome mi trovo sul diritto del lavoro, io adesso sono nella diminuzione ogni secondo giro, quindi sul diritto del lavoro faccio sempre la diminuzione. Dopo il mio I-cord io faccio la mia diminuzione, due insieme, e vado a lavorare tutte le seguenti maglie. Lavoro così fino ad arrivare qua alle ultime maglie. Adesso lo vediamo. Arrivare alle ultime 5, quindi mi ricordo che 3 delle mie maglie fanno parte del bordino, quindi devono rimanere invariabili, e le altre 2 che io dovrei fare la diminuzione dall'altra parte, cioè la parte dello scollo. Vado da questa parte, invece io li prendo dal davanti, non come di là, ok, e lavoro anche queste 3 maglie uguale, identico, cioè vi ricordo, sulla parte del davanti si lavorano tutte le maglie, cioè maglia rasata, lavorate tutte e 3. Bene, ora io giro il lavoro perché devo girarmi e guardate cosa faccio. Le prime 3 maglie del bordino io qui li passo senza lavorarle, con il filo del lavoro davanti, quindi prendo, entro in tutti e 3, ti filo davanti e procedo a lavorare a rovescio le mie maglie. Non tiro forte, ma neanche lascio morbido, e lavoro con la stessa tensione di prima e lavoro le mie maglie fino a finire il giro. Lavorando così di nuovo mi ricordo del mio I-cord e arrivata alle mie ultime 3 maglie che mi compongono il mio I-cord, cosa faccio? Entro uguale, identico, siccome li prenderei a rovescio e li sposto senza lavorare con il filo sempre davanti alle maglie, cioè più vicino a me. E a questo punto giro il mio lavoro. Quando io giro il lavoro, scusate la confusione, quando giro il lavoro, queste 3 maglie adesso li lavoro tutte e 3 e vado a prenderla e una,
E2, E3. Eccola qua. E il mio si crea questo tubo. Qui adesso io devo fare la mia diminuzione. Ok? E vado avanti a lavorare il lavoro. Vi ricordo la tensione del filo. Non tirare troppo, perché così non si tira il nostro bordino. E andiamo a lavorare di nuovo fino alle ultime 5, dove io ho una diminuzione, dopodiché ho il mio bordino. Ecco qui di nuovo, io sono arrivata alle ultime 5, li prendo dal davanti, faccio la mia diminuzione e di nuovo, queste maglie nel giro sul rovescio non sono lavorate, quindi saranno appena più stretti. A questo punto io vado e me le lavoro sempre tutte a diritto, dalla prima alla ultima. Ecco qua. E abbiamo realizzato due giri di questo I-cord. Io adesso non lavorerò fino in alto con voi, ma andiamo a vedere ancora una volta cosa realizziamo noi. Ripeto, io farò finita il video mio, comincerà con la maglia finita sicuramente. E guardate, sul davanti il bordino è bello, quello l'abbiamo già visto. Qui dove abbiamo lavorato noi, guardate, è uguale, identico. Noi andiamo a vedere un attimo qua. Invece io, se come programmata la mia canota di essere indossata anche sul rovescio, io ho il mio I-cord bello anche sul rovescio. È tutto qui. Io a questo punto vado avanti a finire la mia canottiera, magari lo faremo, facciamo insieme la cucitura, ma questo l'abbiamo anche già fatto nei altri video, quindi penso che qui la mia lezione sarà finita. Dopo vedrò se c'ho da aggiungere qualcosa e proseguo. Se voi decidete di fare la canottiera come la mia, io proseguo in ogni secondo giro a fare una diminuzione e mi uscirà il lavoro tipo circa come questo qua. In questa maniera qui, non rotondo come abbiamo fatto la canottiera. Io diminuendo una maglia per parte, ok, il mio lavoro va a triangolo. Nell'altro abbiamo diminuito diversamente, lì è lo scolo rotondo. Invece in questo, come in questo, l'unica differenza tra questo e questo è che lo scollo è più alto dello scalfo. Invece tutto il resto del lavoro è quasi uguale. Anche qua abbiamo il vivagno doppio e qui abbiamo l'I-cord di due maglie. Se voi volete più fine, tipo questo, lo potete fare uguale identico ma con due maglie. Invece di trasportare tre maglie sul rovescio non lavorate, trasportate due e vi uscirà un bordino più fine, tipo quello giallo anche, ok? O anche questo qua, dipende anche dal filato che voi usate. A me mi è piaciuto in tre su questo tipo di filato qui e io ho lavorato con tre. Beh, adesso, se anzi, ve le do già subito questo filato qui, turchese, Tiffany, non so neanche, è un filato della Mondial. L'avevo preso perché mi piaceva il lucechino, ma diciamo, non è bello e il colore è strepitoso. Vedrò com'è nel indossarlo perché non lo so. Invece questo rosa qua, visto che è apparsa in camera, è un cotone con lino che veramente io sono innamorata di questo filato qua. L'ho preso da Ulan Cash e dovrebbe
veramente è stupendo, non bello, ma stupendo. Questi micro paillettes che danno una luce strepitosa, l'ho già lavato a un movimento questo filato che veramente io ne ho preso anche l'altro bianco. Se vi interessa, vi lascio informazioni sul in basso nel box. È molto più fine, ma si lavora con un ferro più grande, diciamo. Questo filato dalla Mundial chiede i ferri tra i 3 e i 4, invece questo 3,5, 4,5. L'ho lavorato con 4 e veramente esce un capolavoro. Bene, detto questo, guardate questo, per esempio, le cose che a me non piacciono, appena piegato, lui fa la piega. Però essendo elastico, penso che dopo averlo lavato lui si sistema come deve essere. Vi saprò dire dopo averlo lavato cosa, se quanto è. Eccomi qui, ragazzi, il mio lavoro è terminato. Mi dispiace che in camera non mi ci sta tutto in questa postazione, ma voi l'avete visto nell'anteprima di questo video, perché io l'ho finito, ho fatto delle foto e vi ho fatto vedere come viene indossato. Il lavoro si presenta in questo modo, io ancora non l'ho stirato, l'ho solo lavato. Diciamo che sono abbastanza contenta di quello che mi è venuto. Nella luce artificiale viene proprio un luccichino, no? Del lurex che si trova all'interno di questo filato, perché è un filato fatto a cordoncino in cui c'è una striscia di lurex. Vi ho già detto forse che è 95 cotone e 5 polistiere, cioè questo lurex che si trova all'interno. Questa lavorazione si presenta così. Quello che a me piace tantissimo, volevo fare altro, ma penso che rimarrà così. Vedrò se mi salta in mente di modificare qualcosa. Però quello che io volevo far vedere in questo di video era come realizzare la e-cord, la finitura. Lui se lava, nel lavarlo le maglie si sono veramente aperte e si presentano molto molto bene, diciamo così. L'unica cosa è che da stirare ancora, che le mie bretelle rimangono così. Certo, se voi le volete più larghe, che rimangono più larghe, le potete fare più larghe. Lo scollo adesso vi farò vedere a pezzi, scusate, eccolo qua, è uguale identico al dietro al davanti, vedete? Non c'è nessuna differenza. Sul rovescio del rovescio, perché a me mi piace di più così, io il top sicuramente lo indosserò più sulla parte del rovescio. Invece sul davanti, andiamo a vedere sul davanti, guardate un attimo, queste bordino si vede in questa maniera qua. Quindi io qui finisco la mia registrazione. Vorrei ricapitolare tutto. Ho avviato il numero di maglie che mi serviva, ho lavorato a coste 2 a 2, poi sono passata 1 a 1 e dopo ho fatto queste coste qua sparse a caso vedete qua c'è un po' una sembra che neanche alcuni pezzi ci sono uguali, alcuni pezzi già sono di più. Questa si nota di più sul rovescio del lavoro, vedete, più largo. E poi sul laterale proprio ho fatto più lunghe queste strisce che risalgono in su. Guardate, vedete, sul laterale si vede di più.
il motivo che l'ho creato. Come vi ho detto, l'idea non era mia, l'ho presa da una persona che la stimo molto e la rispetto, che lei l'aveva fatto, ripeto, sul mohair, e io invece l'ho fatto qui e sono abbastanza contenta. Bene, ho detto, ho fatto questo lavoro qua, a un certo punto mi sono fermata, anche se si potrebbe andare fino in su se si vuole. Dopo ho iniziato con le diminuzioni, ho diviso il mio lavoro in due parti, il davanti col dietro, ho diminuito su gli scalfi, qualche giro, gli scalfi sono più profondi, diciamo, dello scollo. Quando ho deciso di passare allo scollo, ho diviso di nuovo le maglie in due parti ed ho lavorato su ogni coppa separatamente. Qui ho fatto la cucitura invisibile con nelle maglie aperte, che non si veda perché lo voglio indossare. Se guardo attentamente anche al tatto si sente, è qui la cucitura. E qui anche qua e tutto qua, ho cucito là sopra, ho fatto così. Se vi piace e avete delle domande, scrivetemi sotto il video, io cercherò di rispondere a tutti prima possibile. Io vi ringrazio che siete con me, vi ringrazio per che mi seguite, vi ringrazio che mi fate le domande. Se vi interessa qualcosa in particolare, fatemelo sapere che cercherò di realizzare insieme a voi qualcosa che vi può piacere. Qui io chiudo e con voi è stata Lidia. Noi ci vediamo nel prossimo video tutorial. Ciao ciao a tutti.